sicurezza del lavoro è la cosa di cui mi occupo principalmente io, è trattare tutte le problematiche del lavoro nelle aziende, nelle imprese, nei servizi, negli enti pubblici, svolgendo compiti anche quali adempimenti, misure, rilevazioni di vario genere e tutto quello che la legge richiede per l'idoneità da questo punto di vista. Facciamo poi molta formazione, ci occupiamo poi delle problematiche ambientali, sempre di queste, delle attività, dei servizi, vuol dire occuparsi del problema dei rifiuti, delle emissioni in atmosfera, degli scarichi liquidi, del rumore all'esterno. Questo vale anche per le attività civili, la problematica dei requisiti acustici degli edifici e così via. E poi la cosa più interessante, più attuale, è trattare i sistemi di gestione. Sistemi di gestione vuol dire che le imprese si danno dei sistemi coerenti, delle procedure, dei sistemi, dei mezzi organizzativi per agire in sicurezza o in qualità o in ambiente nella maniera migliore, e questo è certificato da enti di controllo. Mi occupo di sistemi di gestione per l'implementazione delle aziende e in più di formazione, ecco perché mi trovo qua con Carla. Io sono Carla, faccio la segretaria ormai da 20 anni in questo ufficio, mi occupo degli aspetti generali della segreteria e inoltre appunto mi occupo dei corsi di formazione, dell'organizzazione pratica e in particolare poi mi occupo della gestione dei rifiuti, tutte le problematiche legate alla gestione dei rifiuti, modello unico di dichiarazione ambientale, registro dei rifiuti, eccetera. Io mi occupo di emissioni in atmosfera, di misura dell'inquinamento indoor e quindi esposizione professionale dei lavoratori e quindi diciamo in generale di igiene del lavoro. Nell'ambito della sicurezza e igiene del lavoro ormai da molti anni mi dedico quasi esclusivamente alla formazione. Sto preparando in questi ultimi tempi i corsi per gli addetti alla guida delle macchine operatrici e che andranno in onda nel prossimo mese di ottobre. Mi occupo principalmente dell'acustica ambientale e acustica edilizia, anche emissioni in atmosfera, tutte un po' le problematiche ambientali relative insomma agli ambienti di lavoro e non solo. Elisabetta è mia moglie, lei è architetto ma è semplicemente socia della società, perché è una società essenzialmente a carattere familiare. Ci sono diversi collaboratori, ma c'è anche dentro mia figlia, per esempio. Mi occupo principalmente di prevenzione incendi e di sicurezza in generale, quindi valutazione dei rischi e tutte le problematiche legate alla sicurezza. E anche tutta la parte dei cantieri, di sicurezza e di coordinamento dei cantieri. Siamo alla GEA, alla SPA di Barberino di Mugello, un'importante azienda per la trafilatura dell'alluminio, galvanica, ossidazione anodica e verniciatura. Qui ci sono i grossi problemi della sicurezza, però questa è anche un'azienda che è in sistema di gestione della sicurezza lavoro, quindi di alto livello di sicurezza. Diamo un'occhiata.
di azienda è per noi un bel banco di prova per i sistemi di gestione di sicurezza lavoro, che sono, come dire, l'ultimo grido per la sicurezza dal punto di vista organizzativo gestionale. E loro sono in sistema di gestione già da alcuni anni e anche per noi è stato una specie di prima prova, di collaudo dei nostri. Planimetrie e piani di emergenza per, soprattutto per grossi edifici tipo Palazzo Medici Riccardi, Santa Croce, grossi edifici del comune. E sono cose interessanti perché facciamo anche delle animazioni dei percorsi di esodo e cose di questo genere. Questo è uno dei nostri lavori. Altri lavori sono quelli relativi, come dicevo, alle misure strumentali. Noi in particolare ci occupiamo di acustica e quindi rilevazione del rumore, vibrazioni, facciamo delle rilevazioni strumentali per l'aria, per l'acqua e così via, anche di tipo biologico. Un collaboratore, il dottor Conti, si occupa di questa parte, dell'igiene anche degli alimenti e così via.